Leggiamo dalla parola del Signore, nella lettera di Giacomo, leggerò tre testi stamattina, Giacomo 5,12, Matteo 5,33-37 e Matteo 23, da 16 a 23. Così dice la parola del Signore. Ma innanzitutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né con altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì, e il vostro no, no, affinché non cadiate sotto giudizio. Lo leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, dal discorso nella montagna del Signore Gesù, e Gesù dice queste parole. Matteo 5, 33 a 37. Avete udito pure che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma tieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, perché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero. Ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. E ancora dal Vangelo di Matteo, capitolo 23, leggo dal verso 16, sempre le parole del Signore Gesù. Dice: guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, perché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Preghiamo. Signore, ci ritroviamo per la tua grazia e per la tua benevolenza di nuovo dinanzi all'ascolto della tua voce. Possa la tua parola, Signore, penetrare nel cuore dei tuoi figlioli. Sì, Signore, noi ti preghiamo affinché possiamo accoglierla e nello stesso tempo, Signore, chiediamo la forza necessaria per applicarla nella nostra vita. È un bene, Signore, che ci è toccato, dice il salmista, di osservare i tuoi precetti. Concedici, Signore, di avere orecchie pure, cuori puri che accolgono la tua voce. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Il contesto, cari fratelli, di Giacomo, come abbiamo detto domenica scorsa, qui dal verso 7 in poi, è quello dell'esercizio della pazienza. Ecco, in questo contesto, no, dell'esercizio della pazienza, come si evince al verso 7, verso 8, verso 10, verso 11, ancora in poi, no? Siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, in questo contesto, Giacomo al verso 12 parla della proibizione del giuramento, dell'ingiunzione di non giurare, riferendosi all'insegnamento di Gesù che abbiamo letto in Matteo. Ma in che modo Giacomo lega la proibizione del giuramento
all'esercizio della pazienza? Sembra quasi che ci sia una distonia fra le due cose. Siate dunque pazienti, e poi al verso 12 ingiunge, proibisce, no? L'esercizio del giuramento. Giacomo rileva, fa notare qui, che in qualche modo fra tutte quelle che sono le manifestazioni di impazienza, no? Introdotto da questa congiunzione all'inizio del verso 12, a queste manifestazioni di impazienza nei momenti di afflizione, di tensioni, ecco, la più frequente di queste manifestazioni di impazienza è quella di usare il nome del Signore in vano, pronunciando talvolta delle esclamazioni esplosive, talvolta giuramenti affrettati e irriverenti. E il giuramento, così come poi vediamo nella scrittura, è legato al non usare il nome del Signore in vano. Giacomo denuncia la leggerezza con cui si tende a pronunciare il nome di Dio o qualche sostituto del suo nome, cosa che facevano, diciamo bene, no, gli scribi farisei, per non ricadere nella condanna e nel giudizio di pronunciare il nome del Signore in vano. Ecco, giuravano per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per l'altare, pensando così in qualche modo di giustificare, ecco, questo loro giuramento, questa loro leggerezza. Quando si ha, ecco, la mente scombussolata dall'impazienza e si perde il controllo di sé, c'è in qualche modo questo atteggiamento degli scribi e dei farisei che si manifesta. Allora, ecco, in questo contesto, in questa cornice dell'esercizio della pazienza che Giacomo in qualche modo dice ai loro destinatari, che cosa fondamentalmente? L'ingiunzione di non giurare affatto? Poi lo vedremo nella scrittura. O dice qualcos'altro? Perché noi abbiamo detto finora, nelle considerazioni che abbiamo fatto su tutta la lettera di Giacomo, che Giacomo in qualche modo manifesta, fa emergere quella che potrebbe essere una vita doppia che si presenta nella vita di ciascuno dei suoi lettori, no? Questa doppiezza. Questo uso, faccio l'esempio al capitolo 3 quando parla della lingua, può una fonte gettare il dolce e l'amaro? O quando si parla delle opere, o quando parla dei riguardi personali, no? Avere due registri su cui attingere principi di comportamento diversi. Ed anche qui, nell'esercizio della pazienza, Giacomo in qualche modo c'è questo invito, questa riflessione, se volete questa ingiunzione, non tanto a non giurare affatto, ma quanto al fatto di essere credibili. Perché si giura? Quando noi eravamo piccoli, no? Per rafforzare, ecco, la nostra parola, noi o chiedevamo all'altro, in quel caso bambino, ragazza, adolescente, o noi stessi, per rafforzare la verità e la sincerità del nostro dire, lo giuro, oppure chiedevamo, me lo devi giurare su quello che ti è più caro, no? Allora, fondamentalmente, Giacomo sta dicendo, siate credibili, sempre. Quando vi trovate nelle afflizioni, quando vi trovate nella condizione in cui manifestate la vostra impazienza nei confronti di Dio perché vedete che in qualche modo sembra che Egli ritardi il suo giudizio,
oppure nei confronti degli altri quando mormorate gli uni gli altri, non la manifestazione di una mancanza dell'esercizio della pazienza. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no, sì, credibile. Quanto sei credibile? Quanto sono credibile? Quanto siamo credibili? Allora noi procederemo in questo modo, faremo ecco una premessa circa ciò che la scrittura dice sul giuramento e poi considereremo tre elementi che in qualche modo minacciano o compromettono la credibilità di coloro che sono chiamati da Dio a vivere come le primizie delle sue creature. L'articolo 23 della Confessione di Fede parla proprio del giuramento e dei detti legittimi. La definizione di giuramento in qualche modo è questa: il giuramento consiste in un atto e in una formula con cui si invoca la divinità a testimoniare a giudice della verità o falsità di quanto si afferma. In questo senso parliamo di giuramento assertorio, no? Ma c'è anche una tipologia di giuramento diversa, che è il giuramento promissorio, quando ecco al giuramento che noi facciamo richiamiamo su se stessi o su altre persone care la punizione o la maledizione divina nel caso di menzogna o mancato adempimento dei voti presi. C'era un comico napoletano, no, che diceva "Addamuri mamma". C'è questi giuramenti che in qualche modo per rafforzare, no, la propria affermazione si richiama la maledizione o la punizione su quelle che riteniamo persone a noi care. Giuramento promissorio. I giuramenti, queste promesse solenni, se volete, voti, non solo erano permessi nell'Antico Testamento, ma a volte in certe circostanze erano proprio prescritti dal Signore, per chi prende appunti numero 5, 19. Uomini di Dio nel passato, abbiamo testimonianza, hanno richiesto o espresso un giuramento. Abramo, Genesi 24, Giacobbe, Genesi 50 verso 5, Giuseppe ancora Genesi 50, pensiamo a Davide, 1 Samuele 28, c'è anche un riferimento agli angeli di Dio, Daniele capitolo 12 verso 7, anche in Apocalisse capitolo 10 verso 5. Dio stesso ha usato la formula del giuramento. Quando in Luca 1, 21, nel canto di Zaccaria 72, 73, dice queste parole, no? Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, si ricorda del giuramento che fece ad Abramo nostro padre. Così Atti 2, 30, quando si riferisce al giuramento che Dio fece a Davide. Ebrei 6, 13, 7, 20, 21. E nei testi che abbiamo letto di Matteo e anche questi di Giacomo, che in qualche modo Giacomo si riferisce all'insegnamento, no, del Signore Gesù Cristo, Gesù non si espresse contro il giuramento. Noi sappiamo che ci sono state nel corso della storia, come dire, delle persone o dei movimenti o altro che in qualche modo hanno letto in maniera letterale e legalista questi testi e hanno divietato qualsiasi tipo di giuramento. Oggigiorno ci sono ancora delle sette che lo fanno, pensi ai giuramenti ai tribunali, giuramenti al servizio militare,
giuramenti quando si hanno, si prendono degli incarichi pubblici, anche lì ci sono dei giuramenti, degli impegni, no? Degli adempimenti che coloro ai quali sono chiamati prendono dinanzi alle autorità e a tutta la cittadinanza. Beh, Gesù e la parola stessa non condanna l'uso del giuramento. Abbiamo visto che talvolta è prescritto da Dio nell'Antico Testamento. Gli uomini che sono stati chiamati da Dio si sono vincolati attraverso un giuramento, un adempimento di voti. Gesù non parlò contro il giuramento, ma condannò un uso errato di questa pratica. E lo abbiamo letto nel Vangelo di Matteo. Gesù condanna tutti quei cavilli assurdi e inutili che scribi e farisei amavano invocare. Per quale motivo? Per sentirsi liberi di giurare in modo superficiale, vano, frivolo, vizioso, spesso falso e ipocrita. Il giuramento può essere semplicemente verbale, talvolta lo troviamo sotto forma scritta nella scrittura, ma anche nella società, accompagnato da un rito semplice o solenne, ma sempre consiste in un atto importante, non superficiale, che coinvolge e responsabilizza. Nessun Dio straniero avrò. Qualche volta Franco ci invita a pensare a quello che cantiamo, non solo, dobbiamo pensare a tutto quello che facciamo nel corso della nostra vita. Signore, ti offrirò. No? Pensiamo a questi canti. È comunque un atto sia verbale o scritto, ma comunque un atto importante, non superficiale, che coinvolge e responsabilizza. Esigere un giuramento, no? Dalla persona che ci è di fronte, o quando la persona esige un giuramento da noi, in realtà che cosa viene suggerito, che cosa emerge? Emerge una mancanza di fiducia e di sincerità. Abbiamo bisogno di qualche prova, di qualcosa che sostiene oltremodo la parola che ci viene detta o noi stessi diciamo agli altri. Questi testi, come dicevo prima, sottolineano l'importanza della credibilità. Gesù dice, gli scribi e farisei li condanna per il loro uso malsano o per tutte quelle cose che pensano in qualche modo di mettere dei recinti a quelle che sono le prescrizioni della legge. Gesù dice, siate credibili. Sì. Credibile. Ed è la stessa cosa che fondamentalmente suggerisce Giacomo, capitolo 5, verso 12. Quanto sei credibile? Hai bisogno di rafforzare la tua parola con un giuramento? E allora passiamo a considerare tre elementi della credibilità. La credibilità è compromessa dalla menzogna. Abbiamo letto Matteo 5,33, ma anche qui verso 12. Innanzitutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra. Dichiarare il falso, giustificare quelle bugie cosiddette bianche o innocue che tante volte sono anche presenti nella nostra vita, ecco, anche queste cose ritenute innocue macchiano quella che è la nostra, la tua, la mia credibilità. Si ha difficoltà a credere a una persona che sappiamo che percorre il sentiero della menzogna. Siamo in guardia quando sappiamo che una persona, no, dice
del continuo, delle menzogne, io maschero le giustifica, siamo un po' guardinghi nei suoi confronti e tutto quello che quella persona ci dirà, noi avremo sempre nei suoi confronti dei sospetti, su tutto. Una bugia bianca, qualcosa di innocuo, ma che comunque porta nella mente di chi ci è vicino sempre dei sospetti, perché la credibilità è compromessa dalla menzogna. Il concetto della menzogna non è soltanto legato alle parole, però, ma anche ai fatti. Quando, e questo l'abbiamo visto più volte nella lettera di Giacomo, quando ciò che facciamo è dissociato da ciò che proclamiamo, non sto vivendo secondo verità. E qual è l'alternativa della verità che conosciamo e che impariamo della scrittura? È la menzogna. Non ci sono altre vie o altre strade. Ecco, quando ciò che fai si dissocia da ciò che dici, sei un portatore, stai vivendo in qualche modo nella menzogna. E Giacomo dice: fratelli miei, non deve essere così, siate credibili sempre. Quando si è nell'afflizione, quando ci sono dei ricchi che in qualche modo vi perseguitano, siate sempre credibili. Da al Signore allora quello che gli hai promesso. Nessun Dio straniero avrò. Qual è l'ultima promessa che hai fatto al Signore? Qual è l'ultimo voto che hai dichiarato nella tua cameretta al Signore? O che l'hai fatto in maniera pubblica, nell'assemblea dei suoi figli? Da al Signore quello che gli hai promesso. La parola del Signore ci dice che fare voti menzogneri sulla base della menzogna o sulla mezza verità e non adempiere ai giuramenti era proibito dalla legge del Signore. Levitico 19, verso 7. Allora, al primo punto, diciamo sì credibile adempiendo i voti che hai fatto davanti al Signore. Paolo in Efesini dice: bandita la menzogna, ognuno dica la verità, ognuno viva la verità, ognuno viva nella verità. Secondo elemento su cui ci soffermiamo è la credibilità è compromessa dalla superficialità. Noi spesso parliamo molto, ma molte volte in maniera superficiale, e impariamo però dalla scrittura che con Dio non si scherza, e non si scherza nemmeno con il nostro prossimo. Il libro dei Proverbi dice: è meglio non prendere degli impegni sacri con l'Eterno, per l'Eterno, che prenderli e non mantenerli. La credibilità è compromessa dalla superficialità. Verso 34-36 di Matteo, ancora verso 12 di Giacomo: non giurate né per il cielo, né per la terra, e né con altro giuramento. Gesù rifiuta l'uso di giuramenti di seconda classe. L'abbiamo letto in Matteo 23, no? Voi giurate, per l'altare e non giurate per l'offerta. Ma che cosa santifica l'offerta? Non è forse l'altare? Che cosa santifica l'oro? Non è forse il tempio che santifica l'oro, no? Ecco, l'uso di una superficialità, cielo, terra, per non usare il nome di Dio, per non cadere nella condanna del terzo comandamento.
I farisei e gli scribi facevano in questo modo perché pensavano di essere meno vincolati, meno coinvolti o non coinvolti più di tanto. Talvolta anche l'uso di titoli, no? Sembra in qualche modo che ci sia stato un uso nel passato, ricordo quando gli anziani di chiesa amavano, si può anche usare questo termine, però se di fondo c'è l'idea di una responsabilità minore non va bene. Invece di definirsi anziani, pastori, c'è il termine responsabili, no? Non ci sentiamo all'altezza di, allora usiamo dei termini che in qualche modo sono meno vincolanti, che responsabilizzano di meno. Ebbene, i giuramenti che facevano gli scribi e i farisei aveva proprio questo come fondamento e base. Volevano essere meno vincolanti, volevano avere la libertà di fare, di adempiere o meno quello che affermavano, quello che proclamavano, liberi dalle responsabilità, esenti dalla condanna del terzo comandamento, perché non pronunciavano il nome di Dio in vano. E spesso i voti, i giuramenti che facciamo al Signore, se ci pensiamo, no? Anche noi tendono per il 90% a qualcosa di generico. Anche quando ragioniamo, cercando di cogliere quelle che sono le applicazioni per la nostra vita quotidiana, noi rimaniamo sempre nel generico, nel vago, no? Anche quando confessiamo i nostri peccati, non viene questo esempio, perdoni i miei peccati, è generico. E se il Signore ci chiede, mi chiede, quale peccato devo perdonare, si specifico. Ecco, allora usare questa superficialità, no? Anche nell'uso che facevano gli scribi e i farisei, beh, questa superficialità compromette la credibilità. È come un galleggiare, no? In superficie, tutti noi penso sappiamo nuotare, anche se ci lanciamo adesso a mare, il corpo galleggia soprattutto nell'acqua salata molto facilmente, è facile, c'è meno sforzo, meno fatica, ecco, restare così in superficie, ma non si scende però in profondità. Talvolta anche, come dire, il prendere degli impegni, dei voti, dei giuramenti anche davanti alla Chiesa, si resta sempre nel generico, in qualche modo per essere meno vincolati, meno responsabili. L'atto formale del giuramento, no? Impariamo da quello che dice la Scrittura qui in Giacomo e in Matteo, anche può divenire un mezzo per rendere credibile la menzogna. L'atto formale del giuramento può divenire un mezzo per rendere credibile la menzogna. E cito un testo di Matteo, capitolo 26, verso 72, forse lo conosciamo, dove parla di Pietro. E lo leggo. E ripeto, un atto formale può divenire un mezzo per rendere credibile la menzogna. Ecco, si resta nell'approccio superficiale. Pietro dice queste parole, no? Capitolo 26 di Matteo, verso 72. Ed egli, cioè Pietro, da capo lo negò, giurando: io non conosco quest'uomo. Un atto formale, un giuramento che fece Pietro, ma che divenne un mezzo per rendere credibile la menzogna. La credibilità è compromessa dalla superficialità. Noi sappiamo l'impegno che Pietro prese qualche capitolo prima,
con il Signore Gesù. Allora diciamo, al termine di questo secondo punto, sì, credibile, vivi pienamente i voti che hai. Una terza cosa, su quale ci soffermeremo parlando sempre della credibilità, ecco, diciamo la qualità della tua vita costituirà la credenziale più autorevole per essere creduto o creduta. Ripeto, la qualità della tua vita costituirà la credenziale più autorevole per essere creduta o creduto. Verso 12 di Giacomo. Sia il vostro sì, sì, il vostro no, no. Le parole di Giacomo, ecco, ripete l'insegnamento del Signore Gesù che ci richiama all'esigenza di una assoluta verità e una profonda realtà nella nostra vita. Le nostre parole, le tue parole, i tuoi pensieri, i tuoi atti, tutta la tua vita è vissuta ogni momento, ogni istante davanti a Dio. E per questo dato, ciò mi responsabilizza. Senza la necessità di invocare il divino giudizio attraverso un giuramento. Per il fatto che le nostre parole, tutta la nostra vita, tutto quello che facciamo è vissuto del continuo davanti a Dio, già questo ci responsabilizza. Se è il vostro sì sì e il vostro no no, non c'è bisogno, la necessità di invocare o fare un giuramento e invocare il giudizio divino. Intorno a noi sappiamo che il mondo, che Gesù dice giace nel maligno, vive ecco nella menzogna, bugie, è qualcosa di normale, no? Non è qualcosa di anomalo che offende il Signore, è normale che ci siano bugie, sospetti, dubbi, falsità, furberie e altro ancora. Giacomo ci chiama a vivere la verità e ci chiama a vivere della verità in ogni parola e in ogni azione. Prima di pensare di poter essere dei credenti, no? Di essere dei persone credibili sulla base delle nostre parole, dobbiamo manifestare l'autenticità della nostra vita che viene pienamente vissuta nella verità, nella realtà in cui Dio ci conosce. Così sottolineiamo cosa siamo divenuti per la grazia di Dio. E quando noi viviamo per la grazia di Dio, nella verità, sempre, in ogni momento della nostra vita, in ogni circostanza, viviamo con la nostra vita, con la responsabilità di essere sempre davanti a Dio, allora non sarà necessario nessun giuramento. Non sarà necessario nessun rafforzamento, no? Per manifestare la sincerità e la credibilità delle nostre parole. Gesù era una persona credibile. La faccio sotto forma di domanda, ma Gesù era una persona credibile? Il libro degli Atti inizia con queste parole, no? O eccellentissimo Teofilo, ti informo di che cosa? Di tutto ciò che Gesù ha preso a dire e a fare. La qualità della tua vita costituirà la credenziale più autorevole per essere creduto o creduta. Allora, sì, credibile. Sì, credibile, ecco. L'imperativo, l'ingiunzione, l'esortazione, come la vuoi chiamare, di Giacomo. Fratelli miei, siate del continuo credibili.
Il Signore Gesù era una persona credibile. Quello che proclamava, quello faceva. Era una persona che era credibile ed è stata credibile in ogni circostanza. E noi possiamo pienamente fidarci di Lui. Quando ci dice in Matteo 11:28, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati. Nelle sue parole ci si può pienamente fidare. Ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché il mio carico è dolce e il mio gioco è leggero. E Paolo dice in Filippesi 2, non abbiate in voi lo stesso sentimento, se volete il carattere, riflettete il carattere del Signore Gesù, che era una persona credibile. In altre parole, innanzitutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo e né per la terra, né con altro giuramento, ma sia il vostro sì sì e il vostro no no, affinché non cadiate sotto giudizio. In altre parole, sì, una persona credibile. Amen.